Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo tutorial voglio farvi vedere come realizzo un punto in forma triangolare. È un punto abbastanza traforato e può essere utilizzato sia per creare dei scialli oppure per creare dei copricostumi o pareo. È veramente semplice da realizzare. Allora, dobbiamo iniziare con un anello magico, dove io lo sto andando a realizzare con un cotone rosso e con l'uncinetto numero 4. Dobbiamo avviare questo anello magico e dobbiamo fare 1, 2 e 3 catenelle. 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, rientro all'interno dell'anello e vado a lavorare la seconda maglia alta. Poi faccio 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso punto e lavoro altre 2 maglie alte. 2 catenelle sempre di separazione, rientro e lavoro altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Arrivato a questo punto posso stringere la codina. Giro il lavoro. Con una maglia bassissima entro nello spazio di 2 catenelle e lì incomincio il prossimo giro, dove farò un attimo che ho sbagliato. Allora, con una maglia bassissima, vi dicevo, dobbiamo entrare nello spazio di 2 catenelle e qui incominciamo il giro, dove facciamo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, entriamo nello stesso spazio e lavoriamo la seconda maglia alta. 2 catenelle di separazione, rientro e lavoro altre 2 maglie alte. Poi lavoro 1, 2, 3 catenelle che sono di separazione, ripesco il filo sull'uncinetto, entro nello spazio di 2 catenelle e lì vado a lavorare di nuovo il ventaglietto, quindi farò 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, tutte nello stesso punto. Questo ventaglietto si ripeterà ad ogni inizio e fine giro. Quindi, una volta che abbiamo terminato, giriamo il nostro lavoro e con una maglia bassissima entriamo nello spazio di 2 catenelle. Qui. E da qui incominciamo il prossimo giro, dove faremo di nuovo 1, 2, 3 catenelle. Entro nello spazio di 2 catenelle e lavoro la seconda maglia alta. Lavoro la seconda maglia alta perché la prima è stata sostituita dalle 3 catenelle. Di nuovo 2 catenelle di separazione, nello stesso punto vado a lavorare altre 2 maglie alte. 1, 2, 3 catenelle di separazione, vado a lavorare un punto basso nello spazio di 3 catenelle. Di nuovo 1, 2, 3 catenelle, entro nell'archetto e lì vado a lavorare di nuovo il ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, tutte nello stesso punto. Ecco qui. Rigiriamo il lavoro, con una maglia bassissima entro sempre nello spazio di 2 catenelle e lì rincomincio il lavoro, dove faremo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Rientro nello stesso punto e lavoro la seconda maglia alta. 2 catenelle di separazione, nello stesso punto altre 2 maglie alte. 1, 2, 3 catenelle di separazione. Entro nello spazio di 3 catenelle e li lavoro un punto basso. Di nuovo 1, 2, 3 catenelle. Nel prossimo spazio di 3 catenelle un punto basso. Di nuovo 1, 2, 3 catenelle. Entro nell'archetto di 2 catenelle e lì vado a lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, tutte nello stesso punto. Vedete? Man mano che andiamo avanti, prenderà sempre una forma triangolare e di questi archetti ne avremo sempre di più. Quindi in questo giro, nel primo giro ne avevamo uno, poi nel secondo 2, in questo giro 3. Nel prossimo che andremo a fare avremo 4 archetti. Quindi giriamo il lavoro, entriamo con una maglia bassissima nello spazio di 2 catenelle e lì incominciamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, rientro nello stesso punto e lavoro la seconda.
2 catenelle di separazione, nello stesso punto altre 2 maglie alte. Ecco qui. In totale sono 3. Poi faccio 1, 2, 3 catenelle che sono di separazione, un punto basso nell'arco di 3 catenelle. Di nuovo 1, 2, 3 catenelle. Nel prossimo spazio di 3 catenelle un punto basso. Di nuovo 1, 2, 3 catenelle, nel prossimo archetto un punto basso. Abbiamo fatto il punto basso, rifaccio 3 catenelle e vado a lavorare il ventaglietto nello spazio di 2 catenelle, quindi farò 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, tutte nello stesso punto. Ecco qui. Giro il lavoro, una maglia bassissima di nuovo nello spazio di 2 catenelle e lì rincomincio di nuovo il lavoro e li faccio 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, rientro nello stesso punto e lavoro la seconda. 2 catenelle di separazione, entro nello stesso spazio e lavoro 2 maglie alte. Ecco qui. Abbiamo fatto di nuovo il ventaglietto. 1, 2, 3 catenelle che sono di separazione, un punto basso nell'arco di 3 catenelle. 1, 2, 3 catenelle, un punto basso nell'arco di 3 catenelle. 1, 2, 3 catenelle, un punto basso qui nello spazio di 3 catenelle. Di nuovo 1, 2, 3, un punto basso nello spazio di 3 catenelle. Di nuovo 1, 2, 3 catenelle, nell'arco li lavoro 2 maglie alte, cioè nello spazio di 2 catenelle lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle e nello stesso punto altre 2 maglie alte. Quindi noi dobbiamo andare avanti sempre in questo modo, vedete, man mano che andiamo avanti avremo sempre degli archetti in più. Vi rifaccio vedere di nuovo il giro, quindi ci giriamo con il lavoro perché il lavoro, la riga l'abbiamo terminata. Entro con una maglia bassissima nello spazio di 2 catenelle e li faccio 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, rientro nello stesso spazio e lavoro la seconda. 2 catenelle di separazione, entro nel prossimo spazio e lavoro altre 2 maglie alte. Quindi questo ventaglietto lo ripeteremo ad ogni inizio e fine giro. Rifaccio 1, 2, 3 catenelle che sono di separazione, vado a lavorare un punto basso nel primo archetto di 3 catenelle, quindi entro qui e lavoro un punto basso. Di nuovo 1, 2, 3 catenelle, un punto basso qui nel prossimo archetto di 3 catenelle. 1, 2, 3 catenelle, un punto basso nel prossimo spazio di 3 catenelle. 1, 2, 3 catenelle, un punto basso nel prossimo spazio di 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, un punto basso nel prossimo spazio. Di nuovo 1, 2, 3 catenelle, entro nell'archetto successivo e lì vado a lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ecco qui. In questo modo andremo avanti per la lunghezza desiderata dello scialle oppure magari del pareo, che comunque è un'ottima idea anche facendolo diventare un pareo, perché comunque è abbastanza traforato e va bene per questo periodo. E niente ragazze, comunque alla fine si deve andare avanti in questo modo. Dobbiamo fare dei semplici ventaglietti che sono composti da 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte sempre ad ogni inizio e fine giro, e poi semplicemente dobbiamo fare le 3 catenelle che sono di separazione e andare a lavorare dei punti bassi qui all'interno dell'archetto di 3 catenelle. Di nuovo 3 catenelle, un punto basso nell'archetto, 3 catenelle, un punto basso nell'archetto. Questi saranno i giri da effettuare. Alla fine poi del lavoro magari ci possiamo mettere anche delle frange oppure delle semplici nappine. E niente, comunque il tutorial finisce qui. Io spero che vi sia stato utile e spero di essere stata chiara. Se volete mi lasciate un bel pollice in su, vi ricordo di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!